Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di My Matematica. Oggi andiamo a vedere che cosa sono le successioni di Cauchy. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Mi raccomando, prima di partire, se questi contenuti sono d'aiuto e sono di vostro gradimento, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale. Lascio qua sopra la scheda per la playlist di Analisi Matematica 1, in cui sto trattando le successioni e andrò a trattare anche tantissimi altri argomenti. Il mio cane deve uscire. Ogni volta che parlo di successioni numeriche, il mio cane deve uscire. In uno dei video passati ho spiegato che cosa si intende per successione convergente. Vi lascio qua sopra il video. Oggi andiamo a parlare di successioni di Cauchy. Queste successioni hanno una caratteristica molto particolare. Detto in modo semplice, che cosa succede? Superato un certo indice, da un certo momento in poi, la distanza che c'è tra due punti della successione diventa via via sempre più piccola. Allora, andiamo a vedere qual è la definizione di successione di Cauchy. Quindi diremo che A con n è una successione di Cauchy se succede questa cosa. Scelto un epsilon positivo arbitrariamente piccolo, posso trovare esiste un n con epsilon, per cui la distanza tra due elementi, quindi A con n e A con m, della successione risulta essere più piccola di epsilon per ogni n ed m che superano questo indice n con epsilon. Come abbiamo detto, significa che se volessimo spiegare questa cosa con un grafico, che cosa succederebbe? Immaginate di avere qua il nostro piano. Il nostro piano potrebbe essere tranquillamente anche uno spazio metrico, ma sugli spazi metrici farò proprio dei video a parte, quindi chi non conoscesse bene che cos'è uno spazio metrico per ora non si preoccupi. Immaginate semplicemente di avere i vari punti della successione. Primo elemento della successione, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo. Vedete che è successo? Ve li sto collegando tutti. Sembrerebbe che da questo momento in poi, quindi da questo momento in poi, la distanza tra due elementi successivi, della nostra successione per l'appunto, sembrano avvicinarsi via via sempre di più fino ad accumularsi in un certo punto. Questa è quella che si intende per successione di Cauchy. Ragazzi, il video è finito qua, spero vi sia stato d'aiuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao belli!